alla fanciulla carità chiedeva. Se lei mi crede, se lei mi crede, le ciabatte si levi di piede e passi dal fiume di là. È stata la nostra emittente Arezzo TV a portare nelle case degli aretini domenica 27 agosto la rievocazione dell'antica battitura del grano di Ponte Buriano che si è svolta all'ombra del Ponte della Gioconda con una diretta televisiva. Mi sono rimasto così, io a vedere la trasmissione alla televisione perché mi faceva caldo, e io sono rimasto una cosa fantastica. È stato un compleanno importante per la manifestazione, 40 anni esatti dalla prima edizione del 1997. Per l'occasione era presente anche Federico Fazzuoli, conduttore di Linea Verde, che portò per primo in Rai le belle immagini di Ponte Buriano. Sono tradizioni che devono essere valutate, viste nella loro importanza culturale, anche di salute di oggi. Ecco perché queste cose dovrebbero far parte del passato, ma non come un ricordo e basta. Ovviamente la giornata è stata anche l'occasione per parlare della notizia più importante di questi giorni, ossia l'imminente restauro di Ponte Buriano. Il cantiere prenderà infatti avvio il prossimo 4 settembre. Oggi parliamo sì della battitura, ma della notizia più importante per questo territorio, ma credo per tutta la provincia di Arezzo, di questo restauro che parte il 4 di settembre. Sì, ci sarà un cambiamento importantissimo sulla circolazione, e forse non è stato nemmeno veicolato a sufficienza. Mi chiedono informazioni, io per quello che so ne do, è comunque un tema che ha gestito direttamente la provincia. So che hanno studiato i percorsi alternativi, che sono sostanzialmente due, e che comunque allungheranno molto i percorsi, quindi io invito i miei concittadini e comunque gli abitanti delle vallate a armarsi di pazienza e di partire in anticipo, perché la mancanza di Ponte Buriano si farà sentire. Speriamo che il tempo sia il più ridotto possibile, cioè che ci sia veramente un lavoro rapido, perché questo ponte così antico sta svolgendo ancora oggi un ruolo importantissimo nella viabilità provinciale. Iniziamo con questo primo stralcio, il resto dovrà vedere il rafforzamento e diciamo l'intervento per quanto riguarda i piloni. Sarà un intervento che andrà fatto prossimamente, e credo che un po' tutti gli enti, da quelli che sono competenti a quelli che come noi hanno fatto un intervento attraverso una legge straordinaria, dovremo proseguire, perché questo ponte è un ponte che direi va salvaguardato non soltanto per la sua funzione relativa alle infrastrutture per la mobilità, ma è un ponte che va salvaguardato per il suo fascino, per la sua storia, per la sua rilevanza.